Ha scelto le celebrazioni del 2 giugno Patrizio Bianchi per la prima visita ufficiale nella sua Ferrara da quando è diventato ministro dell'istruzione. Prima ha partecipato allo srotolamento di un grande tricolore sulla facciata della prefettura, poi alla deposizione di una corona d'alloro al monumento della Torre della Vittoria. Le celebrazioni quest'anno si sono svolte in forma ridotta per via delle regole anti-Covid. Ciò non ha scoraggiato diversi ferraresi, i quali hanno voluto assistere, al di là delle transenne, al ricordo dei 75 anni dal referendum con cui gli italiani scelsero la Repubblica. E qui a Ferrara, come in gran parte dell'Emilia-Romagna, il referendum del 2 giugno 1946 fu quasi un plebiscito. L'80% scelse di chiudere con quella monarchia che per 20 anni aveva intrecciato i suoi destini con la dittatura fascista. E per il ministro Bianchi, di questa Repubblica l'istruzione è uno dei pilastri. Una Repubblica fondata sul lavoro, ma fondata anche sul diritto di tutti, bambine e bambine, di avere un'istruzione. L'istruzione come porta della libertà. In mattinata anche la consegna delle onorificenze al merito della Repubblica. Tra i premiati, tanti che si sono distinti nell'emergenza Covid. Il momento più duro è stato in una fase inizialissima, quando ancora non avevamo grosse conoscenze dal punto di vista fisiopatologico, clinico e quant'altro su questa patologia. Il 2 giugno quest'anno può avere il senso proprio di una rinascita dopo questo periodo buio. Si esce da un momento di difficoltà soltanto tutti insieme. E a proposito di emergenza, Bianchi ha sottolineato l'importanza dell'allargamento della vaccinazione anti-Covid anche ai più giovani per evitare nuove chiusure delle scuole il prossimo anno. La possibilità di fare un vaccino anche ai ragazzi di 12 anni apre la possibilità non soltanto di sentire tutti più sicuri, ma anche più uniti.